abbiamo. Allora, dopo 6 vittorie consecutive non pareggia. Ma qual è il suo momento su questa partita? Ma è che è stata una partita fantastica. Tante due le parti, presumo, però dobbiamo da parte nostra dobbiamo essere anche realisti. Abbiamo fatto una grandissima partita di aver preso un punto che per noi fa classifica, fa morale da seguire il risultato che abbiamo fatto lunedì. Tutto qui. Altre domande? Piero Salvo. Volevo sapere se poi alla fine puntavate a vincere la partita e poi per come è andata la dinamica della partita siete soddisfatti del pareggio o pensavate di vincere? No, ma noi ci proviamo sempre, non è quello il problema di provare a vincere, ma poi la realtà la dice il campo. A volte, un paio di volte quest'anno ci siamo riusciti a vincere, altre volte a pareggiare e non sempre riusciamo a esprimersi a determinati livelli perché forse alla fine ci accontentiamo un attimino di far girare palla, di essere meno cattivi nell'attaccare gli spazi, nel saltare l'uomo. Oggi abbiamo fatto fatica anche perché non avevamo carretta, perciò poi alla fine se non salti l'uomo non crei superiorità e le azioni danniscano. Però non siete dispiaciuti dal punto di vista del gioco, anzi a tratti avete fatto anche una bella partita. Sì, no, ma io vorrei solo un attimino che su quello che abbiamo visto ci mettessero un attimino più di cattiveria nei movimenti e nel fare le cose, perché a volte mi dava la sensazione, sì, bellini, però non sarà mai di là, tutto qui. Franco Comasana. Buonasera, mister Pierini, a proposito di carretta, come mai questa modifica della formazione rispetto alla precedente? Carretta stava poco bene oppure una scelta prettamente tecnica? No, Carretta ha avuto come tutte le settimane da quando abbiamo iniziato il campionato due o tre giorni con fastidi perché ne sta soffrendo e oggi ho pensato di dargli un turno di riposo, ma per noi è un giocatore troppo importante, un giocatore che ci fa la differenza, sta facendo bene, però è entrato un ragazzo che ha fatto due gol e penso che dopo una prestazione del genere a parte i Pierini bisogna essere contenti di quello che ha fatto. Quindi mister, lei ha detto che è stata una bella partita, quindi quando non è una bella partita, non si gioca bene entrambe le squadre, gli episodi possono determinare il risultato. Sull'episodio del calcio di rigore, visto e rivisto quella l'abbracciata di legittimo su Pettinari, cosa mi dici? Io sono a 60 metri dall'azione dove è lei. E come gli potrei dire sull'azione del secondo gol, forse c'è un fuorigioco. E se mai non si porta da nessuna parte. Io guardo il globale della partita, la partita. Secondo me il pari ci sta, perché ci sta. Bisogna prendere atto del punto e andare avanti. Non è che non giocavamo contro nessuno, ma perciò io quando non si perde, quando la classifica la muovi fuori casa, me la perdo. Paolo Bannini. Sì, buonasera, mister. Pure l'altro del quadro che ha fatto lei, io non avevo mai visto quest'anno, però ci sono due giocatori che mi hanno detto che sono. Mi sono sembrati rimasti completamente abusi alla partita, che sono Puccini e Rivière, che pure dovrebbero essere due giocatori che spesso mi hanno fatto la differenza. Non so se avete d'accordo con questo, io non li ho visti in questa partita. E può darsi che sia stata la giornata negativa un po' di tutto, perché non è stata solo una bella partita da parte di entrare, quindi non ne abbiamo sofferto di più, oppure lei ha qualcosa da ricordare? No, io se parlo globale, non vado certo a parlare di uno o due giocatori. Io dico che la squadra non ha fatto il massimo, ma come impegno ce l'ha messa tutti, sia Rivière che Bruccini, perciò io sono contento del punto che abbiamo ottenuto. Le prestazioni non sempre possiamo fare il 100%, è una cosa che ci sta, perciò sono tranquillo, andiamo avanti, stiamo cercando di trovare degli equilibri, in alcuni casi ci riusciamo bene, in altri facciamo più fatica, tutto qui. Nicola Rinaldo. Mister, ben trovato. Lo so. Allora, il primo tempo sicuramente più interessante, al di là delle dinamiche di campo. Secondo tempo più spezzettato, si è giocato meno a calcio, anche se poi voi col possesso palla, secondo me con un pizzico più di convinzione lì davanti all'altezza dei 16 metri potevate fare qualcosa in più, anche perché il Trapani a noi ha dato l'impressione, non solo a lei,
di volervi aspettare per poi provare a rubare palla e ripartire in contropiede. Andate così come. Che secondo me facciamo così. Ma lo ripeto, noi non saremo.